le condizioni dei lavoratori stagionali nell'agricoltura. Abbiamo indagato in diversi paesi europei e in Spagna abbiamo intervistato oltre 20 persone ingaggiate per la raccolta delle fragole nella regione di Huelva. Tutte hanno denunciato ore non contabilizzate, condizioni spesso disumane e una enorme pressione per ottimizzare tempi e risultati. I fondi della Politica Agricola Comune dell'Unione Europea, la maggior fonte di sovvenzioni al mondo, hanno lo scopo di sostenere gli agricoltori e lo sviluppo delle zone rurali. Il settore incassa quasi 60 miliardi di euro ogni anno. Di questi, più di 40 finanziano direttamente il reddito dei proprietari di aziende agricole. E praticamente nulla di questi soldi finisce qui. I diritti dei lavoratori e le loro condizioni di vita e di lavoro non sono nemmeno menzionati nel regime di sovvenzioni agricole dell'Unione Europea. Un paese sviluppato come la Spagna, un paese dell'Unione Europea. Non riesco a capire come possano permettere una situazione come quella che vive questa gente. Quando raccoglieva fragole a Huelva, Seydou Diop viveva in una di queste baraccopoli. Oggi rappresenta i migranti irregolari che, dice, costituiscono gran parte dell'esercito di braccianti nella regione. E la maggior parte di quelli che lavorano in questi campi. Negli ultimi mesi, quelli che hanno rischiato di più. L'ONU ha denunciato la situazione dei lavoratori immigrati in Spagna affermando che non sono stati protetti durante la pandemia di Covid-19. Molti dei lavoratori con cui abbiamo parlato hanno detto di non aver ricevuto mascherine o guanti, né di aver avuto accesso all'acqua per lavarsi le mani durante le lunghe ore trascorse nei campi. E il confinamento ha implicato la chiusura delle frontiere, che ha portato molti di questi lavoratori a rimanere bloccati in queste condizioni per settimane. Finché non si sono scoperte lavoratori essenziali, come sono state chiamate durante il confinamento, queste persone erano in gran parte invisibili. La maggior parte dei lavoratori con cui abbiamo parlato hanno chiesto di restare anonimi per timore di rappresaglie. Che si tratti di migranti irregolari o di cittadini spagnoli. Rofio, il nome è di fantasia, lavora nei campi di fragole di Huelva da 30 anni. Ci mostra le sue buste paga per provare che guadagna circa 40 euro al giorno, meno del salario minimo nazionale. Che cosa ne penso? È una rapina, ma siamo costretti per necessità.